Buongiorno, oggi ci occupiamo della vicenda politico-amministrativa di Sant'Angelo di Brolo. Pochi giorni fa, poco prima del Consiglio Comunale, ha dato le dimissioni il Presidente del Consiglio, Franco Coltorillo, che è qui con noi, a cui diamo il benvenuto. E adesso ci spiegherà innanzitutto come mai, quali sono state le motivazioni che lo hanno portato a prendere questa decisione. Buongiorno a tutti. Sì, le motivazioni delle mie dimissioni sono parecchie. È chiaro che ci sono motivazioni di carattere politico e motivazioni di carattere amministrativo. Partirei da quelle di carattere politico. In vero, io è da alcuni mesi che meditavo di dimettermi dalla carica di Presidente del Consiglio, soprattutto dopo il dimissionamento di Pippo Palmieri da parte del sindaco. A quel punto il mio ruolo di Presidente del Consiglio credo che si fosse esaurito, e da qui nasce questo gesto di protesta, perché il primo aspetto che voglio rilevare è proprio che è un gesto che io faccio nel pieno delle mie responsabilità, una scelta libera, personale, quella di dimettermi per protestare vibratamente, per protestare contro questo modo di gestire la pubblica amministrazione, gli accordi, i rapporti politici da parte del sindaco e della sua, come dire, squadra di consiglieri e assessori che allo Stato governano il comune. Le dimissioni di Pippo Palmieri, lo abbiamo scritto, lo abbiamo detto in tutte le salse, non hanno alcuna motivazione. Sono strumentali, sono un atto politico indegno e vorrei dire anche gravissimo. Io non avevo da sanare un bel niente. Questo sindaco sostiene che io abbia sanato non so a che cosa si riferisca con le mie dimissioni. Abbiamo sì scelto la strada dell'opposizione, ma ecco, una cosa che gli elettori devono capire, che i cittadini devono capire, è che noi abbiamo scelto la strada dell'abbandono della vecchia maggioranza, perché a prescindere da tutta una serie di atti che si erano verificati, di interferenze, di prevaricazioni nel tempo, ma il clou, ecco, l'aspetto più eclatante di tutta questa vicenda sono le dimissioni di un assessore come Pippo Palmieri, persona seria, persona onesta, persona che ha dato tutto in quei 3 anni in cui ha amministrato a Sant'Angelo lo sport, turismo e spettacolo. Tanta gente si ricorda l'impegno quotidiano, costante di Pippo a favore dello sport, a favore dei giovani, per cercare, pur con le pochissime risorse finanziarie che gli venivano attribuite, fare delle manifestazioni di un certo livello. Quindi nessuna motivazione se non una serie di strategie, un disegno politico, io direi subdolo, perverso, che voleva farci fuori a tutti i costi. Noi siamo stati messi alla porta, noi siamo stati costretti alle dimissioni perché ovviamente non c'erano più le condizioni per poter sostenere un sindaco e un'amministrazione che ci hanno trattato a pesci in faccia e ci hanno sbattuto la porta in faccia. Questa è la prima vera motivazione. Da qui nasce questo gesto di protesta ed evidentemente tutto un percorso che nell'ultimo anno dell'attività di questo sindaco noi abbiamo concordato con il mio gruppo per illuminare le numerosissime, le vistosissime zone d'ombra, per le nebbie, le cortine fumogene che avvolgono questa amministrazione, che è un'amministrazione che è divenuta un vero e proprio gruppo di potere e null'altro, che è un gruppo attaccata al potere per questo motivo. Chi in effetti, ho sentito anche dire che lui dice che io avrei sanato parte del mio mandato da Presidente del Consiglio e che si aspetterebbe anche le mie dimissioni. È qualche cosa di indegno.
questo signore fa bullismo politico e null'altro, anche nelle cose che ha detto, anche nelle cose che scrive, è un bullo politico, perché lui non guarda a se stesso, lui non guarda a quello che ha combinato, lui non guarda al fatto che ha perso una maggioranza, come ha fatto peraltro nel 2006, perché è recidivo, lui è un ribaltonista nato, uno che ama, lui non ama il confronto, non ama la dialettica, non ama essere messo in discussione da parte di nessuno. Tutto questo ovviamente noi lo abbiamo capito nel tempo e a quel punto non potevamo più assolutamente sostenerlo. Dico, noi siamo lì perché non faremo nessuno sconto dal punto di vista amministrativo e politico a questo gruppo di potere che permane attaccato alle poltrone in minoranza e quindi senza avere la possibilità in Consiglio Comunale di fare passare un solo atto. Evidentemente noi pensiamo che dobbiamo, l'obbligo che abbiamo nei confronti dei cittadini è quello di scoperchiare una pentola che bolle di un modo di fare amministrazione che è un modo clientelare, antidemocratico, dove si annidano interessi, conflitti di interessi grandi e piccoli da parte di consiglieri e da parte di assessori comunali, e il Caruso fa finta di nulla perché ovviamente lui ormai, come io gli ho detto in consiglio comunale, è politicamente è cotto e stracotto, è come un pollo che è allo spiedo, pronto per essere sbranato, va bene, da chi evidentemente non anela altro che sostituirlo, ma fanno male i conti, perché io credo che i cittadini non potranno assolutamente avallare ancora una volta, dopo 9 anni di malgoverno, di disastri, di catastrofi. Basta solo vedere il programma elettorale del sindaco, le realizzazioni, io ce l'ho qui davanti, il 95% dei punti che il sindaco ha manifestato, ha scritto nel suo programma elettorale del 2011 non sono stati realizzati. Lui quindi fa un pastrocchio di relazione ogni 2 anni sostenendo un'attività amministrativa che è una mediocre, scarsissima, ordinaria amministrazione. A proposito dell'attività politica amministrativa del sindaco Caruso, dell'amministrazione, ha presentato in Consiglio Comunale la sua relazione. Ecco, voi comunque questa relazione la condividete perché siete stati al governo con lui in questi anni, oppure comunque la criticate, avete delle critiche da portare? Guardi, io le voglio dire subito, noi in questi 3 anni abbiamo solo avallato, abbiamo contato quasi nulla, noi abbiamo soltanto avuto come gruppo delegato lo sport, turismo e spettacolo, e lì abbiamo dato, credo, Pippo Palmieri, dicevo prima, ha dato il meglio di sé. Per il resto non abbiamo avuto nessuna possibilità di incidere sui fatti amministrativi. Noi non la condividiamo affatto la relazione, le relazioni, perché lui ne fa due. Ogni 2 anni ne fa 2 relazioni per 2 anni, con 2 anni di ritardo. Basta dire questo, l'ho già premesso, se qualsiasi cittadino si vuole prendere la briga di confrontare, di leggere il programma elettorale del sindaco Caruso del 2011 con la sua relazione, con le relazioni, con quello che lui dice di avere fatto, si vedrà perfettamente che il 95% delle cose che lui dice non sono mai state realizzate. Le faccio un esempio solo, so che a Gioiosa Marea per esempio da almeno 3-4 anni esiste un servizio di raccolta differenziata, che peraltro è un obbligo della legge. A Sant'Angelo di raccolta differenziata non se ne parla, assolutamente non se ne parla, si continua a gestire la raccolta dei rifiuti in regime di emergenza, non so quanto sia legale, da 3 anni si continuano a dare, il sindaco continua a dare ordinanze continue una dietro l'altra ad una ditta, evidentemente gli sta bene questa situazione, non fa nulla, nessun servizio di raccolta differenziata, non null'altro. Le dico un'altra cosa, una per tutte: un anno fa, nel maggio esattamente dell'anno scorso, ha deciso, con una folgorazione che ha avuto in una notte, perché diceva che non ci dormiva la notte, di trasferire le scuole elementari e le scuole elementari dal plesso di via San Francesco alle scuole medie di via Pozzo Danile. Allora disse che quella struttura non era sicura, che lui non ci dormiva la notte. A distanza di un anno ritorna sui suoi passi e trasferisce lì
il municipio, dove non esiste un documento di valutazione dei rischi, dove non esiste nessun elemento di sicurezza per i 50 e più impiegati che frequentano il municipio, ma non solo, adesso abbiamo appreso anche che vuole trasferire l'asilo nido e la scuola materna in quel plesso dove lui diceva che non poteva dormire la notte. Ho fatto solo riferimento a pochissime cose. Lui parla nel suo programma elettorale di 300 posti di lavoro, 300 posti di lavoro con l'area industriale. Non esiste l'area industriale, parla di area artigianale, di dividere, di dare lotti per l'area artigianale, non esiste niente di tutto questo, così come tutta una serie di altre questioni che noi nell'ultimo Consiglio Comunale abbiamo acclarato. Quindi è impossibile pensare di poter avallare una relazione come quella sua, dove lui, che è veramente scaduto nel ridicolo, lui dice che sono gli altri che scadono nel ridicolo, lui dice che gli altri non hanno lucidità, ma lui ha fatto, mi consente, dico anche un po' la volgarità, ha fatto la figura dell'uomo cotto e stracotto, di chi non è in grado più di gestire nulla, perché ormai lui rappresenta il passato, un passato che se ne deve, di cui ci dobbiamo liberare al più presto, perché è stato un passato fatto di sfracelli, di catastrofi nei rapporti tra i cittadini, con i cittadini. Lei pensi che ci esiste un contenzioso tra la pubblica amministrazione e i cittadini come non era mai avvenuto nella storia di questo comune? Tantissimi cittadini sono in contenzioso con la pubblica amministrazione per un modo barbino, per un modo assurdo di gestire anche i rapporti interpersonali con i cittadini. Quindi evidentemente questi disastri che lui, che ci vorranno anni per poter recuperare e colmare i disastri che il signor Caruso ha compiuto in questo paese in 9 anni di amministrazione, dove assolutamente la gente lo ricorderà come il sindaco che non conosceva nemmeno il patrono del suo paese, perché quando fu intervistato, vi sono le interviste pubbliche, vi sono le registrazioni, ebbe a dire che il patrono di Sant'Angelo del Brolo non era l'arcangelo Michele ma era l'arcangelo Gabriele. Basta dire questo per dire come questo signore non conosca nulla del suo paese, non, del suo paese che poi tanto suo non è, e così via discorrendo. È uno che non ha fatto altro che falsare sempre la verità, che dire sempre menzogne, che spandere veleno, che criminalizzare e cacciare le streghe nei confronti degli altri. Sa fare solo questo, del resto lo faceva negli anni 90. Guardi, rispolvera delle questioni che risalgono a 20 anni fa, cioè quando io facevo il sindaco. Io dico spessissimo ai miei concittadini che vorrò fare in maniera tale che i cittadini stessi possano paragonare le mie amministrazioni con quelle di Caruso, ciò che ho realizzato io con ciò che ha realizzato Caruso, e poi vedremo se questo signore avrà la voglia ancora di farsi chiamare sindaco di Sant'Angelo.